Gloria Guida, la regina della commedia sexy anni 70, una bellezza mozzafiato, torna in televisione. All'epoca d'oro della commedia all'italiana un po' pecoreccia, aveva 20 anni. Bionda, fisico mozzafiato, bellissima. Una specie di Brigitte Bardot de Noantri. Erano gli anni di titoli come La minorenne, Bouégis, La liceale, Bollenti spiriti, Sesso e volentieri in cui recitava accanto a Lino Banfi, Renato Pozzetto, Johnny Dorelli. Col quale poi si sposò, ed ebbe una figlia, finendo via via per abbandonare il cinema alla metà degli anni 80, e sparendo poi anche dalla TV. Sono stata una ragazza fortunata. Oggi sono una donna che si rimette in gioco. Gloria Guida torna alla ribalta. Condurrà un programma di Rai 3, Le ragazze. Per 20 anni ho voluto fare la madre e la moglie, dedicarmi a mia figlia Gwendalina, alla famiglia. Lei sì che è stata una vera icona. Era tutto molto innocente, avevo un'aria da studentessa. Oggi c'è molta più volgarità, dice. Le sue docce sexy, però, sono storia, punto, virgolette. Quando c'erano le scene delle famose docce i registi pregavano le truppe di allontanarsi. Chissà perché, sbucava sempre qualcuno. Imbarazzo. Ma no, sono stata l'attrice più pulita del mondo. Invece di farmi la doccia a casa, la facevo sul set. Ero una ragazza timida, riservata. Me ne sono resa conto dopo. Il pubblico ha sempre avuto un rapporto affettuoso con me, ricorda. Anche lei, poi, esprime il suo parere sul tema molestie. Punto, virgolette, il tema è delicato, ma io penso che bisogna denunciare subito. Capisco che non è sempre facile, ma è fondamentale, dice. Assalti. Mai ricevuti. Johnny Dorelli e Gloria Guida si sono conosciuti nel 1979, e nonostante i 19 anni di differenza che li separano, e le malelingue che spesso hanno attirato su di loro, i due appaiono affiatati e innamorati come il primo giorno. Nonostante gli anni passano, Dorelli ha spento da poco 80 candeline. La luce nei loro occhi è viva come quando si sono conosciuti per la prima volta sul set dei musical Accendiamo la lampada. Lui all'epoca aveva già un matrimonio fallito alle spalle e 2 figli, uno nato dall'amore con la prima moglie Caterina Spea, e l'altro avuto dalla soubrette Lauretta Massiero. Gloria invece in quegli anni era un talento emergente. Nessuno aveva scommesso che la loro relazione potesse durare così a lungo, e invece i due sono giunti persino all'altare nel 2001.